tutti voi che ascoltate la mia voce, dite al mondo, ditelo a tutti dovunque si trovino. Attenzione al cielo. Da questo estremo avamposto della civiltà partì l'allarme. Questi sono gli uomini che segnalarono il sensazionale arrivo dallo spazio. La cosa da un altro mondo. Un pugno di uomini spinti all'ultimo confine della Terra da una missione scientifica vivono una romanzesca avventura che va oltre i limiti dell'immaginazione umana. Una terribile minaccia incombe su di loro. Nella serra è tornato. Farnes, uscite da quella parte e sorvegliate il corridoio. Nella serra stavo lavorando e non ho potuto vedere. Sì? Tutto a un tratto un vortice gelido mi ha investito. Mi sono voltato e lui mi ha colpito. Vieni qui. Mettiti nell'angolo. Vieni là davanti a te. E resta vicino all'interruttore. Un punto e 8. Vieni della luce. Un punto e 9. Lago indica il massimo. Signori, vi rendete conto di ciò che abbiamo trovato? Un essere di un altro mondo, diverso da noi come un polo dall'altro. Se soltanto potessimo comunicare con lui... Capitano Andrei! Capitano Andrei! Quel mostro è vivo, capitano, l'ho visto io! Gli ho sparato, l'ho colpito, ma non è successo niente! Ha continuato a venirmi addosso urlando come una belva in furia! Capitano, era spaventoso! Con le mani che gli occhi! Capitano, dovete fare qualcosa! Dovete! Possono ucciderla. Non c'è ostacolo che possa fermarla. Il fuoco non può distruggerla. La cosa da un altro mondo. Pochi uomini combattono una battaglia fantastica per la salvezza dell'intera umanità.